Luca Zamparo, finalmente a Reggio possiamo dirlo, sei un nuovo attaccante della Reggio Dacia. Quali sono le tue prime sensazioni nel pensare di arrivare a una piazza così importante? Allora, le sensazioni sono positive. Ho notato subito molto entusiasmo da parte della società, è una piazza molto importante e sono molto contento di indossare questa maglia durante questa stagione. Hai giocato solo con Belfasti? Vi siete sentiti prima del Torino? Come ti ha descritto la città, insomma, Sì, la l'ho tifoseria? sentito, ho giocato con lui un paio d'anni fa a Salò e in questi anni comunque ci siamo sentiti spesso, quindi abbiamo mantenuto un bel rapporto e anche in questo periodo ci siamo sentiti spesso, mi mandava le foto della curva prima della partita di Coppa Italia, ho visto l'entusiasmo della piazza, è sicuramente un onore giocare in una piazza così. Se dovessi descriverti con parole tue come giocatore agli occhi dei tifosi, che parole utilizzeresti? Io sicuramente darò il massimo in ogni partita. La grinta non mi mancherà mai perché è una delle mie caratteristiche e sono sicuro che insieme riusciremo a ottenere grandi risultati. Hai già giocato in D con Varesina e Borgosesia, 2 stagioni fa 18 gol. Che campionato è e come ti sei trovato in questo campionato? È un campionato sicuramente tosto, a discapito della categoria, perché in Serie D ci sono squadre forti, giocatori importanti che scendono anche di categoria e quindi è sicuramente un campionato difficile. Noi lotteremo sicuramente ogni partita per vincerla perché per indossare questa maglia bisogna anche far questo e sono sicuro che ce la faremo. C'è un compagno di squadra o un giocatore anche di alto livello che ti ha lasciato qualcosa fin da quando eri un ragazzo giovane o In durante la tua carriera? ogni squadra ho avuto almeno un compagno che mi ha lasciato qualcosa in particolare. E sicuramente i due che posso dire sono Simone Moretti, con cui ho giocato a Varesina, e Davide Libertazzi, che ci ho giocato a Borgosesia. Con loro due ho avuto un rapporto che mi ha un po' cambiato e quindi loro sono stati importanti per me. Però comunque molte persone nella mia carriera mi hanno dato una mano. Dicevi che è iniziata da poco anche la campagna abbonamenti, che ti ha giocato un ruolo importante nel tuo arrivo a Reggio, l'entusiasmo di arrivare di fronte a giocare per questi tifosi. Cosa ti aspetti all'interno del gruppo con i veterani, con i giocatori già presenti dal mister? Cioè, in che ambiente ti aspetti di arrivare? Vabbè, parlando appunto con Belfasti mi ha detto che per ora le sensazioni sono positive, quindi sono sicuro che arrivo in un gruppo sano, perché se la società lavora bene il gruppo è sempre sano, quindi per ora ho notato serietà e questo è fondamentale. Quindi sono sicuro che arriverò in un gruppo sano di livello, con un mister che è di livello, l'anno scorso ha fatto un gran campionato a Ravenna, quindi sicuramente diremo il nostro. Ti chiedo l'ultima cosa, se c'è un momento all'interno della tua carriera che è ancora per te importante oggi, dove hai magari avuto un momento di svolta, un insegnamento che ti porti ancora oggi in campo ogni volta che scendi in campo. Posso dirti che ogni anno c'è stato qualcosa che mi ha cambiato, soprattutto le cose negative, però le cose negative nel calcio purtroppo non sembra, ma sono più di quelle positive e lì devi dare la svolta ogni volta. Quando c'è un avvenimento negativo devi riuscire a superarlo e lì ti puoi migliorare.